7 milioni di italiani sono sovraindebitati e più di una famiglia su quattro è a rischio povertà assoluta. Qui vi raccontiamo come alcuni di loro hanno ricominciato a vivere. Buongiorno amici e amiche che ci seguite, anche oggi una puntata particolare di Ricomincio a Vivere. Abbiamo in studio il signor Giacomo. Buongiorno, buongiorno Giacomo. C'è un'ampolla, ci sono dei foglietti colorati. Sceglierai a tuo gusto un colore, dentro quel fogliettino ci sarà scritta una frase. Da quella frase noi cominceremo a raccontare la tua storia. Partiamo. Mutui! Spiegaci un po'. Allora, è successo che ho fatto il primo mutuo, diciamo, dopo circa 7 anni di matrimonio, con il terremoto che c'è stato in Umbria del 96-97. E abbiamo deciso di comprare casa perché lì non ci sentivamo più sicuri. A Foligno. Sì. E allora ho fatto il primo mutuo, ho preso un mini appartamento, diciamo. Poi dopo 10 anni di matrimonio e 2 gravidanze non andate bene, e nel 2000 nascono 2 gemelli, Francesco e Chiara. Stavamo troppo stretti. Abbiamo deciso di metterla in vendita per trovarne una un po' più grande. Ho chiuso quello, ho acceso un altro mutuo. Lavoravo solo io, ho fatto anche doppi lavori, mi sono dato sempre a fare, grazie a Dio ho sempre lavorato. Poi dopo purtroppo ho dovuto fare un altro, sempre un ipotecario sulla casa, perché purtroppo mi sono trovato che ci avevo avuto un po' di spese, ci avevo chiuso anche in finanziamento, ecco. Scopriamo piano piano. Prendi un altro foglietto. Brutta questa cosa. Problemi di salute, di famiglia, scusa. Ah. Di Chiara che è la figlia. Sì, è nata, diciamo, perché sono nati prematuri, però si è riscontrato prima un lieve ritardo cognitivo. Dove c'è un po' di problemi di schiena. E quindi ha dovuto fare fisioterapie e cose varie. Col fisiatra, fisiatra. Poi ho avuto spese dentarie, ho messo l'apparecchio. Perché c'era anche una malformazione Sì, che dopo c'aveva, ecco, oltre spese dentarie, anche spese oculistiche, perché ha fatto, doveva mettere gli occhiali, c'aveva l'occhio pigro. Ma scusa, non avete chiesto la 104 per questa ragazza? Non ce l'hanno data subito. 4 è invalida all'80%, prende una pensioncina, adesso quella... 480 meno, euro. Meno. 360. Sì. Ha avuto problemi di depressione, è stata in cura sui centri e qualche volta il psicologo, a parte non solo quello del centro dove la seguivano, anche altri per aiutarla. Per cercare di aumentare le terapie. Sono state spese, ha fatto il liceo delle scienze umane, si è diplomata, nonostante il sostegno, si è sempre impegnata, quello è stato proprio eccezionale, tutta a due. Anche il fratello. Beh, Massimo non ha problemi. No. Diciamo che per le cure, per la casa, per la ristrutturazione, i soldi non bastavano mai. Eri l'unico monoreddito praticamente. Sì, poi dopo ti capitano una dietro l'altra, perché purtroppo una volta ti si rompe la macchina, una volta non c'è liquidità. Una volta ti fanno una multa, una volta... Ti si rompe la caldaia, ecco un'altra cosa, la caldaia, la caldaia. D'inverno. Sì, ogni volta succede qualcosa. Ecco. Prendiamo un altro biglietto. Separazione e alimenti, cioè ti sei separato da tua moglie? Eh sì, purtroppo sì. Dopo 30 anni di matrimonio, forse era da farlo anche prima. Diciamo, quando uno si separa, le colpe... Stanno sempre al 50%. No, non si andava più d'accordo e non sopportava più neanche la mia presenza a casa. Lei voleva separarsi a tutti i costi. Io magari ho resistito anche per il bene dei figli, sono sincero. Cercato di tirare avanti il più possibile, forse ho fatto anche questo l'errore, anche io. E come hai fatto? Tu c'avevi mutui da pagare, monoreddito, una separazione che comporta pagamento d'alimenti, di cose. Come facevi a vivere? Dove vivere? Io, se non avevo i genitori miei, stavo in mezzo alla strada. Ma quando stavi a casa e non ti voleva a casa, che facevi, scusa? Dove andavi a dormire? Ho dormito anche in garage, ho dormito anche in macchina. Mi sono trovato tutti gli indumenti. Buttati dentro il garage. Dentro il garage. Ecco. Poi dopo una sera ho rischiato di fare il patatracche perché quando uno dopo scoppia ho rischiato, ero andato via di casa e ho rischiato di fare una cavolata, diciamo. Non è che questa signora, lei ha qualche problema secondo te?
perché non è facile quando uno ha un figlio con disabilità affrontare la disabilità. Sì, sì, sarà anche e quello. E non entrare in sarà quella sfera e diventare quasi. Sicuramente avrà inciso anche quello. Depressione forte. Sì, sì. Comunque, finita questa cosa. C'è la separazione e vai dai tuoi genitori. Sì. Prendiamo un altro foglio. Beh, questo è giusto, stavamo anticipandolo. Pensieri e preoccupazioni. Non si riusciva a vivere. Pensavi sempre come faccio a pagare. Ho pensato anche al suicidio, dimmi la verità. Sì, sì. Ci ho pensato. Ci ho pensato un giorno su un ponte, scusatemi. Ci ho pensato. Poi dopo, non so, ho pensato ai figli. Ho pensato ai miei genitori che stanno male. Ecco, purtroppo sono debole. No, non sei debole, ma a me mi sembra che quello che ho letto mi dice che sei molto forte. È proprio questo. E questo, questa non è debolezza. Questo è coraggio, è il coraggio di dimostrare se stessi. Io so che tu a Foligno eviti alcune strade per le figure sì, che... Sì, perché purtroppo ho avuto delle circostanze che magari, ecco, se la incontravi reagiva in modo... Prendiamo un altro foglietto. Ritrovarsi per incominciare. E adesso è cambiato tutto, diciamo. È cambiato tutto perché... Perché ti eri sovraindebitato? Sì, mi ero sovraindebitato e adesso che non c'ho più... Visto quando non paghi le rate ti telefono. Esatto. Ti telefono, minacce qua, minacce là, minacce anche nei confronti dei miei genitori perché sarebbero intervenuti anche sulla pensione di mio padre. Non dormi la notte. Altro pensiero. Pensi sempre, ma io domani... Come faccio a pagare? Come faccio a pagare? Gliel'ho fatta con tanti sacrifici a reggere, a pagare, dopo alla fine con la separazione non ce l'ho fatta più perché ci ho avuto anche spese con l'avvocato, devi pagarne anche gli avvocati. Come hai fatto a liberarti dei debiti? Sono rivolto a voi, alla legge 3, ho cominciato a guardare io sul telefonino come cosa succede a chi non paga le rate, questo, quest'altro, poi mi è uscito fuori il sito Legge 3 e ho cominciato a indagare, a sentire recensioni, queste cose così. Ho parlato con la consulente, mi vergognavo, ho raccontato tutte queste cose, questo o quest'altro, invece è stata una allora, persona... Posso dirti una cosa? Questo che tu stai facendo, chiunque ha subito quello che hai subito te, cioè il sovraindebitamento, è stato... aiutato a risolverlo con legge3.it, se viene qua a dimostrarlo, tu adesso, in questo momento, stai aiutando altri. Ma io infatti ci sono venuto perché... Vuoi aiutare sì, altri? Sì, mi sentivo, sì, è sto dovere anche nei confronti vostri perché mi avete proprio tirato fuori... Giacomo, adesso hai avuto la sentenza, sì, hai salvato la casa, ok? Grazie Giacomo. Grazie a voi, grazie allo, buona vita. Grazie allo staff, grazie a tutti. Questa era un'altra storia di Ricomincio a Vivere, una storia vera, ce ne sono tante. Se anche tu, come lui, sei stato aiutato da legge3.it, contattaci e raccontaci la tua storia. Aiuteremo anche altri. Alla prossima.